Avete visto in cartella, si svolgerà dal 19 al 23 marzo e come consuetudine di nuovo si svolge soprattutto in luoghi non convenzionali della rappresentazione, quindi c'è una presenza importante alla Triennale Teatro dell'Arte, però c'è uno sviluppo in luoghi della città e soprattutto in nuovi luoghi della città che per la prima volta vengono coinvolti dal festival. Penso appunto al luogo segreto che poi scoprirete nei prossimi giorni, che è un luogo fortemente simbolico della città, alla Biblioteca Sormani. Ringrazio lo staff del settore biblioteche con cui stiamo lavorando, abbiamo lavorato molto bene, il Palazzo Serbelloni, che ringrazio tutta la fondazione per la disponibilità e l'accoglienza con cui abbiamo lavorato, stiamo lavorando. L'idea era quella di declinare proprio un lavoro molto importante come quello di Romano Stellucci in uno spazio neoclassico della città, e Palazzo Serbelloni ne è una cornice fantastica. Gli altri luoghi sono appunto la Triennale di Milano, con un'altra collaborazione sul territorio, con Savana, e quindi utilizzeremo anche qui uno spazio molto affascinante della città, l'ex casa discografica della CGD. Quindi qui dimostra come la capacità di nuovo di collaborare sia con la realtà del territorio, ma anche di coinvolgere nuovi luoghi, nuovi spazi della città, in questo caso anche raccogliendo una suggestione dell'assessorato, cioè di porre all'interno del palinsesto della Primavera di Milano, porre anche la centralità di Milano. Se fossimo una presentazione di un festival cinematografico, potrei dire che questo festival ha un cast stellare. Nel senso che se immaginiamo in 4 giorni ospitiamo a Milano, grazie anche alla collaborazione con Valentina Sansoni, che poi lei illustrerà il progetto all'interno di nuovo, l'opera video che ha vinto il Turner Prize nel 2013, Tino Segal, uno dei più grandi e più influenti artisti degli ultimi anni, Romeo Castellucci, Jérôme Bel, Hampton, e tutta una parte invece di giovani realtà, giovani talenti, giovani artisti. Penso a Strasser, penso a Francesca Toscanini con la Yasmine Godin, penso anche invece a un artista affermato come Carlo Boccadoro, che inaugurerà il festival, oppure Alessandro Sciarroni, che è oramai una conferma a livello internazionale. Lo scorso anno ho ospitato anche a Uovo, e per la prima volta invece a Milano una compagnia spagnola, la Veronal, che è una compagnia che si sta affermando moltissimo in questi ultimi anni. Come negli anni passati, la centralità all'interno del festival è la centralità dell'esperienza dello spettatore. L'idea è quella di porre lo spettatore in relazione soprattutto con lo spazio pubblico, immaginando proprio lo spettatore invitato a trascorrere del tempo negli spazi pubblici, negli spazi non convenzionali, anche per percepire una modifica della realtà quotidiana, dei tempi, della scansione, dei ritmi che quei luoghi abitualmente hanno. Dall'altra è proprio questo rapporto con lo spazio pubblico viene estremizzato anche all'interno di un progetto che Uovo ospita, che però non è aperto al pubblico, che si chiama Space 2.0, che è la terza tappa di un progetto internazionale, di un progetto europeo promosso dal Ministero per l'Attività e i Beni Culturali in collaborazione con altre 10 realtà internazionali, che prevede la presenza a Milano di 20 operatori internazionali di performing arts, che per 3 giorni si confronteranno con alcune delle realtà più interessanti della scena creativa milanese. Pensavo alla Gabbi Cocca, Esterni, alla Trascina Cuccagni, al nascente Museo delle Culture. Quindi anche qui l'idea di far dialogare la città con quelle che sono le esperienze internazionali. Un festival che comunque continua a porsi con quella radicalità di sguardi e di visioni che da sempre lo contraddistinguono. In questo senso, gli artisti che abbiamo coinvolto, alcuni di loro, penso a Tino Sega o a Romeo Castellucci, hanno proprio po portano a Milano degli spettacoli molto radicali, dal punto di vista delle estetiche che verranno poi appunto messe in scena. L'altra caratteristica del festival, di questo ringrazio Martina Pozzo perché è un festival co-curato insieme a Martina, è quello di andare ad indagare anche delle forme diverse di istruzione. L'esempio più eclatante da questo punto di vista, e sicuramente due esempi eclatanti sono
sicuramente Sfrasse, che ancora una volta pone lo spettatore al centro dell'azione, al centro della scena, ma lo costringe ancora una volta a dialogare su differenti sguardi, differenti visioni e anche differenti montaggi proprio della sua relazione con il performer. E l'altro è il lavoro di Tim Henson, che è uno dei performer più interessanti, più affascinanti della scena mondiale, che ha costruito insieme a Hampton quello che loro definiscono autoteatro, nel senso che saranno all'interno della biblioteca Sormani due spettatori alla volta verranno invitati a seguire delle istruzioni, delle azioni all'interno della biblioteca nella normale funzione della biblioteca, quindi confondendo ancora una volta i ruoli tra normali visitatori e spettatori. Questa è un'altra delle caratteristiche che segnano questo festival, cioè questa continua alternarsi di punti di vista, di visioni e anche di promiscuità di ruoli, no? Questo ribaltamento continuo tra il soggetto che crea e il soggetto che non solo guarda ma partecipa anche alla creazione dell'opera. Il festival, come dicevo, inizia il 19 con il lavoro di Carlo Boccadoro, poi chiederò a Carlo di raccontarci anche che tipo di lavoro, e anche qui però la fruizione è una fruizione particolare, perché il pubblico può entrare e uscire liberamente durante l'esecuzione. Come vedete, l'esperienza dello spettatore è un punto cardine del festival da sempre, ma diventa un punto cardine soprattutto del festival negli ultimi anni. Io non mi dilungo sul programma, se non per accennare a due lavori a cui teniamo in maniera particolare. Uno è il lavoro di Francesca Foscarini e Yasmin Goder, che è il lavoro sostenuto da Next. Francesca Foscarini ha vinto lo scorso anno il premio Equilibrio come migliore interprete e è stata data la possibilità di coinvolgere un coreografo. Francesca Foscarini ha chiesto a Yasmin Goder, che è oggi probabilmente la migliore, la più importante coreografa israeliana, di comporre e di creare per Francesca Foscarini un solo. Questo solo ha debuttato all'Auditorium di Roma poche settimane fa, è una nostra produzione grazie al sostegno del progetto Next della Regione Lombardia, quindi vedremo a uovo una delle prime esecuzioni di questo lavoro. L'altro progetto è quello di Mattia Ferlin. Mattia Ferlin è una delle giovani rivelazioni internazionali. È un artista straordinario, un artista molto fisico che mette in scena il linguaggio del corpo contrapponendolo proprio in una specie di scontro con il linguaggio della parola, del testo. E anche un semplice oggetto come un tavolo in scena diventa sia un elemento sonoro molto forte, perché disegna anche dal punto di vista sonoro lo spazio, ma nello stesso tempo diventa l'oggetto con cui Ferlin elabora, disegna delle coreografie, che sono sempre delle coreografie frammentate, interrotte e anche disturbanti da un certo punto di vista. La collaborazione di Uovo quest'anno è anche, diciamo, pre-inizio del festival con Ariella Vida, perché è un'altra delle realtà milanesi con cui noi lavoriamo spesso. Ultimo aspetto, per prima di passare la parola a Valentina Sanzone e a Carlo Boccadoro, è il progetto che abbiamo fatto con IED Milano, con il corso di Sound Design. Abbiamo coinvolto degli studenti, abbiamo chiesto loro di, insieme a Painé, che è un grande artista, anche docente del corso di Sound Design, abbiamo chiesto di creare una colonna sonora per la campagna video e radiofonica di Uovo. Quindi Alessandro Scanzioli, che è il giovane studente dello IED, che è stato poi da noi selezionato, non è stato facile perché erano le proposte interessanti, erano più di una, è stato quello scelto, e quindi la colonna sonora, diciamo il jingle che sentite negli spot video e radiofonici del festival, è stato appunto creato tramite un laboratorio del corso di sound design dello IED. Chiudo solo ringraziando alcune delle, in realtà tutte le
le strutture che hanno coinvolto, l'organizzazione che hanno coinvolto, vedo il direttore della Triennale andrà cancellato, lo ringrazio doppiamente perché la collaborazione con la Triennale nasce dalla prima edizione del Festival con Cancellato, si rinnova e ogni volta è una piacevolissima e utile occasione di confronto. Un ringraziamento alla Fondazione Carico, che è un partner imprescindibile per noi, che va al di là del Festival, proprio un sostegno all'organizzazione. Vedo Rosina Franzè del Goethe Institute, il Goethe Institute e il British Council sono stati ancora una volta, di questi li ringrazio, dei partner importanti nella definizione del